Cari amici di Rimorchiadonne, oggi mi è venuto a trovare un mio grande amico, Rimorchiadonne anche lui, Salvatore detto il Guru. Ciao amici di Rimorchiadonne, ciao Daniele. Ciao, come stai? Bene, tu? Ben trovato. Quando vedo a te sto sempre bene. Senti, volevamo aiutare degli amici che ci seguono su internet. Sì. E volevo farti un po' di domande tecniche sul rimorchio. Spero di essere... Come conquisti una donna? Allora, la parola conquisti va un pochino sottolineata e specificata, nel senso che se per conquistare intendiamo conoscere una donna, io le conosco in maniera più semplice, voglio dire, come tutti conosciamo le altre persone sul treno, quando viaggiamo, a scuola, all'università, sul lavoro, presentandosi e chiedendo magari qualche consiglio, qualche informazione a volte falsa, perché in quel momento magari non ci interessa neanche, quindi le conosco, non è che le rimorchio. Rimorchiarle è una parola molto più importante, che viene dopo, quindi dobbiamo prima conoscere, poi affascinare e a quel punto possiamo intrigare e rimorchiare. Avete capito? Questa è la prima risposta che dà il nostro guru dei rimorchi a donne. Adesso volevo farti un'altra domanda molto importante. Quanto conta per te l'umorismo nell'approccio con una donna? Bella domanda. L'umorismo è importante se si considera che comunque bisogna essere sempre allegri, sorridenti e mai abbattuti, nel senso che, se torniamo alla prima domanda, se vado a conoscere un donna, non a rimorchiare, non posso essere lì giù di morale, quindi devo essere allegro. Ma è vero anche che non devo forzare la cosa con la battuta, appunto, più peggio forzata, deve essere una cosa molto allegra, sincera. Poi è più importante magari in seconda battuta fare un po' di allegria, un po' di ironia su quello che si è e su quello che è il mondo. Quindi essere se stessi ed essere allegri sempre. Essere se stessi e allegri sempre. Adesso l'ultima domanda, quella che un po' ci riguarda, perché il mio sito Rimorchiadonne è su internet. Ed è anche molto visto. I social network come Facebook, Babu, le altre comuni, sono importanti. Come bisogna utilizzarli? Si rimorchia? Cioè, va bene secondo te questo settore? Ma guarda, su questo ci sono vari pareri, come voi sapete benissimo. Io ripeto, bisogna essere anche lì molto onesti con quello che si fa vedere, perché tante volte quello che si fa vedere non è quello che poi si è realmente. Voglio dire, le foto sono spesse volte ritoccate anche da molte ragazze, forse anche più da loro che dagli uomini, o falsate da ambienti che poi neanche si sono mai vissuti, che non so, i Caraibi, non ci si è mai stati. Vi faccio un esempio, io amo e adoro i sigari, questo mi porta ad eliminare tanti contatti, perché le ragazze che mi conoscono lì, che mi conosco magari anche dal vivo, dicono: ah, oddio, il sigaro che puzza. Bene, ben venga un'autoeliminazione, perché quelle persone che vengono affascinate dal tuo mondo, da quello che vedono, sono quelle persone che poi possono essere intrigate, interessate a quello che tu sei, al tuo vissuto. Quindi manifestarti e far vedere per quello che si è. Poi, per quanto riguarda i contatti, la risposta è un po' più articolata. Lì va fatta anche lì con molta educazione e con la presentazione di anche amici comuni, perché insomma bisogna avallare quello che si è sempre, o meglio provarlo con il vissuto. Ok, ragazzi, con queste perle di saggezza vi lasciamo. Da Rimorchiadonne è tutto, un grosso ciao da Rimorchiadonne. Bravo.